come mai oggi qua è un incontro sia elettorale che contro il Green Pass? Pare di capire. No, è un incontro contro il Green Pass per i diritti costituzionali che noi cerchiamo, stiamo dichiarando da tempo, da quando si sta parlando di Green Pass e non solo di quello, di riservare ai cittadini italiani. Quindi l'obiettivo di oggi è solo esclusivamente il, come dire, una lotta, comunque una comunicazione, di cercare di fare queste manifestazioni per ricordare che abbiamo dei diritti e questi diritti non devono essere calpestati. Ecco, nel frattempo però raccogliete anche firme per raccogliere le candidature? Assolutamente no. Si è visto quei moduli, sono i moduli per il Green Pass, non sono i moduli per le candidature. Okay. Noi per le firme delle candidature le abbiamo sostanzialmente concluse, abbiamo ancora sabato pomeriggio abbiamo ancora una raccolta firme, forse ancora domenica, ma abbiamo raggiunto il numero delle firme e ci mancano quelle un pochettino quelle aggiuntive che in questi giorni le prenderemo in modo tale da poter consegnare tutto la prossima settimana. Che lei è candidato sindaco per Italexit. Io sono candidato sindaco per Italexit, esattamente, le circoscrizioni sono sostanzialmente tutte coperte e con noi abbiamo anche la lista civica Noi Cittadini in barriera di Milano nella circoscrizione 6 che si candida anche per il Consiglio Comunale. Ci saranno 3 giorni, oggi ci siete voi, domani c'è la manifestazione del Non Paura Day, domenica ci sarà un altro incontro, un altro presidio fuori dalla Biblioteca Nazionale, lunedì la manifestazione a Roma e via dicendo. Quindi diciamo 3-4 giorni contro il Green Pass. Sì. Domani sarete... Qui siamo sui diritti costituzionali che rientra nel concetto di Green Pass. Però riassumiamo per far capire cosa è il Green Pass. Domani sarete in piazza anche voi? Sarò presente io sicuramente, più alcuni altri del gruppo di Italexit e quindi saremo presenti dalle 18:30. Ecco, si dice Castello. Si va avanti a oltranza. In che senso si va avanti a oltranza? Ogni sabato, ogni sì, venerdì, anche voi ogni venerdì sarete... Noi saremo presenti. Saremo presenti perché riteniamo una... come dire, un obbligo essere presenti, perché non possiamo poi dopo lamentarci se non siamo presenti all'interno di queste manifestazioni, perché comunque quello che sta accadendo è esattamente quello che noi non vogliamo. Le chiedo un'ultima cosa, diritto alla salute non è un diritto? Anche certo per chi non si può vaccinare, chi magari ha diritto delle malattie autoimmuni, per cui se si prende il Covid rischia molto più di tutti noi, che fortunatamente non abbiamo niente. Ma in questo momento mi sembra che i maggiori malati siano i malati di Covid, non quelli non vaccinati, siano i vaccinati, non i non vaccinati. Se andiamo a prendere tutte le statistiche, i valori, ma attualmente quello che diversa, c'è... La mia domanda era diversa, sì. Cioè lei ha detto sono qua per i diritti costituzionali. Certo. La mia domanda era diritto alla salute, anche magari di chi non si può vaccinare, certo. Dove lo mette, cioè qual è la priorità? È una priorità perché noi tutti siamo cittadini, come si concilia, ecco. Siamo figli dello stesso Stato in questo momento, per cui dobbiamo essere uguali su tutti i nostri diritti. Quindi noi siamo sempre stati per, come dire, la libertà vaccinale, per cui la libertà vaccinale vuol dire che chi si vuole vaccinare si vaccina, chi non vuole vaccinarsi non si vaccina. Però proprio in questa scelta di libertà vaccinale noi dobbiamo avere tutti gli stessi diritti e come dobbiamo avere vaccinato? Gli stessi doveri. Assolutamente no. Sull'obbligo vaccinale invece che ne pensa? Perché qualcuno ha detto l'obbligo a questo punto... No, l'obbligo non ci deve essere, come ho detto adesso noi dobbiamo avere la libertà di scegliere di vaccinarci, visto che comunque stiamo parlando di non un vaccino, perché questo non è un vaccino, non è mai stato dichiarato da tutti che non è un vaccino, ma è una sperimentazione sugli umani, per cui posso avere il diritto di non essere cavia di una sperimentazione. Fino adesso ci quindi siamo. Insomma non si fida di chi fino dei ricercatori e dei medici? Assolutamente no, no. Dei medici mi fido, Cappiri, abbiamo un sacco di medici noi che hanno deciso di non vaccinarsi. I ricercatori che abbiamo sono degli scienziati, dei premi Nobel che non si vogliono vaccinare. Quindi non si fida di chi ha trovato il vaccino, insomma. Di chi ha trovato il vaccino, dei ricercatori. Cosa significa che trovato? Chi sono quelli che hanno la prodotto? La domanda è secca, si fida chi sì sono? O no? In questo momento noi stiamo parlando di multinazionali, per cui non sto parlando di uno Stato. Se fosse stato come mai hai deciso di non vaccinarsi? Le spiego, perché ho visto quelle che sono le cause e le conseguenze da vaccino. In più, dato che abbiamo avuto l'opportunità, fortunatamente, con la rete... No, cioè quali cause? Noi abbiamo quelle che sono degli esiti da vaccino, no? Tutte le morti che ci sono in questo momento da vaccino, le trombosi, tutte queste realtà. Noi abbiamo una serie di...
personaggi anche dello spettacolo che guarda caso sono morti a seguito di un vaccino che guarda caso non si sa da quale malattia. Andiamo dalla Raffaella Carrà. Abbiamo alla Carla Fraccia, cioè la Carrà aveva appena firmato un contratto da 280.000 euro, non mi sembra che stesse così male. Non è morta di vaccino la Raffaella Carrà. Guardi, sono scelti, i media possono dire quello che vogliono, okay. Noi possiamo fare quello che vogliamo, ma lasciamo perdere adesso i casi, in ogni caso in questo momento, ma i canali sono quelli che usiamo tutti. No, perché lei dice i media dicono quello che vogliono, quindi hanno detto che Raffaella Carrà è morta di un qualcosa e invece è morta per il vaccino. Quindi adesso chiedendo su che canali si informa? Su tutti i canali che si informano gli altri. Usiamo la rete, usiamo le televisioni, usiamo le radio, usiamo tutti. Solo che di queste informazioni noi dobbiamo cercare di fare una cernita. Facendo questa cernita sulle informazioni uno deve avere la libertà di scelta e di capire quello che può succedere. Indipendentemente, mai come in questo periodo, ci ritroviamo con tanti morti di cui non si sa quella che è la causa. Se lei ha fatto caso un pochettino a quello che sussiste nella rete, quello che sussiste un po' di meno nelle televisioni libere abbiamo delle informazioni un po' diverse da quelle che sono le televisioni di Stato. Quali sono le televisioni libere? Penso che le conosca anche lei, quelle che ci sono sulla rete, per esempio una può essere BioBlu. BioBlu, che è quella nata dal... Sì, che guarda caso è stata volutamente cancellata, per cui è diventata una televisione totalmente finanziata da della gente che ha deciso di avere una informazione che diversamente forse non poteva essere data. Per esempio, a questo punto potrei farle io la domanda: perché secondo lei l'hanno cancellata? No, è un'altra domanda. Quindi possiamo arrivare. Sto una domanda perché c'è un altro candidato che è Ugo Mattei, che è più o meno anche lui è contro il Green Pass, anche lui è contro l'obbligo vaccinale. Ugo Mattei si sta seguendo, certo. Ecco, lei cosa ne pensa? Perché poi nella tornata elettorale, quindi tornando alle comunali, ci siete lei, c'è Ugo Mattei, che siete un fronte, diciamo, Novax, che poi adesso no Green Pass, però in realtà molti sono anche contro il vaccino. Molti no Green Pass, quindi insomma le cose a volte si mischiano. Allora, cominciamo a dire che siamo contro questo tipo contro di vaccino, questo vaccino non sperimentato, non studiato con i giusti tempi, e quindi siamo contro questo vaccino, perché io ho il vaccino fatto ai suoi tempi. Abbiamo vaccini che però sono stati studiati nel corso dell'anno e sono stati oggetto di ricerca non di multinazionali, ma indubbiamente sono stati oggetto di ricerca da parte di università o di altre. Quindi Ugo Mattei sta seguendo, ben venga che ci sia qualcun altro che voglia seguire questa politica, alla fine vuol dire che siamo in due, questa politica contro il vaccino, ma ci rendiamo conto che chi fino all'altro giorno diceva che era contrario ai vaccini, come il Movimento 5 Stelle, come Fratelli d'Italia, come la Lega, oggi sono tutti allineati in una filosofia di governo, indipendentemente che Fratelli d'Italia dica di essere all'opposizione, ma non lo è, perché all'attimo che dice che accetta il Green Pass e che accetta tutta una serie di condizioni, vuol dire che si ritrova allineata con i partiti di governo, e difatti sta governando attualmente il nostro paese. Per cui ben venga, io spererei che ci fossero più persone, più candidati politici anche a queste amministrative, oltre a rappresentarci nel nostro governo, che facessero questi ragionamenti contro, ma più che altro contro, ma io parlo della libertà vaccinale, perché dire contro secondo me è un aspetto sostanzialmente negativo, di fatto non è negativo, perché noi dobbiamo essere liberi di poter scegliere. Il fattore di non essere liberi di poter scegliere vuol dire che stiamo tornando indietro nel tempo e che quindi vuol quasi dire che non avremo più quella libertà che avevamo 2 anni fa.